Salve a tutti! Bentornati! Un nuovo episodio della nostra saga Road to Glory Football NCAA 2011. Questa volta, Permian School, Odessa, West Texas, il quarterback Tommaso Gollini. Prima partita con l'Opega Grove. Ovviamente. Detto Tommy. Ovviamente. Perché in West Texas è tempo di football. Lo vedremo, anche lui figlio di quei americani, ha tutta una storia che poi scriveremo sul blog. Vi racconteremo certo. Sul blog, perché qui non è, non è diciamo, neanche... un po' come caressa, lo raccontiamo mentre durante la partita. In West Texas il football è una religione. Non c'è altro. Ecco quindi la banda che si prepara. Avremmo voluto tanto... Sono sempre io quella nella banda. Avremmo tanto voluto avere le formazioni custom che si possono scaricare dal team builder. Sfortunatamente abbiamo qualche problema circa qualche l'origine di questo gioco problema. E quindi non c'è possibile usufruire. Sempre al solito, se ci volete regalare, Permian inizia, okay, scegliendo, iniziamo. Testo croce. Sceglie la Pecan Grove, noi difendiamo. Quindi con questo primo turno aspetteremo Tommy sul campo. Eccolo qui, ecco. Subito sì, weak floor, un passaggio. Vediamo, ci sono i fratelli Holmes, Bacon Aaron sulla linea dei wide receiver e Gollini in cabina di regia. In cabina di regia. Uomo in movimento, Holmes. Arretra, cerca traccia, cerca lungo e vai! Subito completo per Baker con un buon guadagno. Iniziamo nel migliore dei modi. Subito fortissimo. Anche noi in permissione. Vi dico subito che nel recap di questa partita ho cancellato i passaggi, cioè quando le corse, perché... fare l'end off per una corsa, credo che sia una cosa abbastanza facile. Di nuovo cerca l'uomo, guardate che tracce riesce a colpire questo ragazzo. Se questo ragazzo così spilungone continua di questa lena, io diciamo che ha avuto qualche problema negli anni precedenti, ma quest'anno sembra essere al meglio. Decisivo. Sì, il suo anno, il suo signoria. Di nuovo Baker corto. Completo. Sì, sì, è un ottimo ragazzo. Ho tolto anche alcuni incompleti, quelli più clamorosi. Ecco qui un passaggio per touchdown. Una corsa interna per il più grosso dei fratelli Holmes, quello col 2. Hop! Oddio, l'head-off qui faceva un po' cacare perché era leggermente arretrato. Ma però... finalmente! Ma si va subito 6-0, vi annuncio che sarà un bagno di sangue. Quindi mi stai a dire che è stato sbagliato il calcio? Abbiamo avuto qualche problema, sì. Chi è il vostro kicker? Lasciamo stare chi è il kicker della Permian. Okay, sì, diciamo che la Permian non vince nulla da tanti anni, quindi questa potrebbe essere l'occasione. Di nuovo notare il buon Gollini sotto pressione, evita il tackle e colpisce il suo uomo. Sangue freddo e calma. Notiamo che si appoggia sull'88 su Baker. Sì, molto. E pare che l'allenatore avversario fatica a capire che praticamente serve solo lui. Di nuovo arreta, cerca la traccia, pass rush, guardate touchdown, come evita la pressione, esce dalla tasca. E anche questa volta il vostro kicker ha fatto schifo. Questo giro no. Siamo 19 a 0, di nuovo linea virgilia. Due tracce profonde interne. Aaron da destra, Baker a sinistra. A reta, guardate quando è anche sotto pressione. Comunque la connessione che c'è tra... tra il buon Aaron e il Gollini. Ma soprattutto se riesce a mantenere la lucidità in questo tipo di situazioni dove la pressione è altissima, no, diciamo che secondo me gli scout rimangono impressionati. Siamo al terzo quarto, guardate, ogni tanto l'altro ha detto di variare perché un po' per di colpire Baker, certo, sul flat può, perché se ne accorgono. Non può fare lo stesso gioco per tutta la partita. Anche perché notate come cercano di raddoppiare, ecco questa volta non hanno raddoppiato Baker, quindi il buon Gollini chiama uomo in movimento, l'Holmes è scarso. Arretra, esce, corre. Decide che corre. Guardate che buona mobilità, chiude anche un abbondante primo down. Qui diciamo che è anche svelto con i piedi. Diciamo che può essere un giocatore completo. Sì, ecco, nel di nuovo, suo ruolo. Allora, nelle ultime volte che ci siamo presentati in red zone, tre tentativi, due touchdown. Quindi buono. E l'Holmes running back gli viene affidato una corsa interna. Non capisco perché con un buco enorme va a cercarsi. Non lo so. La linea laterale, comunque. La soluzione. Poi ci sono alcune chiamate che non capisco. Sul secondo e 4 non chiami una corsa, chiami un passaggio. C'è sempre Baker sul flat, Aaron dall'altra parte. In questo caso tu non sei l'allenatore. Sì. Infatti, guardato, è costretto a correre. Ce la fa? Ce la guardatelo. Oh, guardate lo spin. Certo.
Hai notato lo spin con cui di nuovo una corsa interna, perché prima è gol a questo punto. Eh beh, certo. È il caso di affidarsi a una corsa perché c'è poco spazio. Anche se non credo che il Golini sia felicissimo di continuare a fare end off per dei running back in end zone che li abbassano notevolmente le statistiche. Le quindi statistiche, vabbè, ma ci si spende per la squadra. Non lo so, mi dicono che il Golini spendersi per la squadra abbia seri problemi. Ah. Spendersi per la squadra sei in funzione di uno ok, di se stesso. Sì. Guardate, aspetta, ancora di nuovo, Baker. Grandissimo. Una Baker grande coppia. Sì, ha trovato Baker sulla doppia copertura, che non è facile. Infatti ha un po' rischiato effettivamente. Sì, ma è un ragazzo, vabbè, il braccio c'è, cioè, è inutile nascondersi. L'abbiamo visto. Nascondersi. Allora vediamo di nuovo stessa situazione, corridori lunghi. Bongolini aspetta, nella tasca con Baker. Io che non capisco. Era da solo, l'avversario col dire il coach avversario. Cosa sta pensando? Che ma cosa io sta guardando? Se scordi dietro non ho idea che cosa stia guardando. Un'altra partita probabilmente. Probabilmente sì. O le donnine sotto che agitano i pompon. Può essere. Due corse sia Aaron e Baker. Due tracce profonde verso la linea. Aspetta, Tasca pressato. Ed ecco arriva il primo sack della partita. La difesa in questo caso. Sì. Hai visto i gesti del Golini? Chiaramente contrariato dalla resa della sua difesa. Un attimo contrariato, sì. Adesso attacco, scusate. Diciamo ancora una situazione. Sembra più una play action. Si sposta. Guardate che traccia ha trovato sotto pressione per il touchdown di Golini. Sorprendendo tutti, perché tutti guardavano dalla parte di Baker. Ovviamente. E lui, vedi come funziona. Partita finita con un risultato clamorosissimo, stravinta, credo, ovviamente demoliti con un 33-0, accedono al secondo turno di questi playoff. Non gli avete fatto vedere la vediamo palla mai. Ah, qui ci sono alcuni riflessi fermati per farvi ammirare al meglio, assaporare proprio. È stata una grande partita, una gran prova del numero 10 della Permian, che ovviamente è anche diciamo abbastanza. Guarda, questa è veramente bella, se una bootleg così quest'anno sono dei grandi candidati, quindi sono qui fermi immagini per vincere insomma. È bello passiccio però questo Tommaso Sottomico lì qui il sec sì. Che suisce. Allora guardate subito, c'è Arkansas, già un first division, un division one college. Vi salutiamo alla prossima puntata. Ciao ciao ciao.